Dopo essermi trasferito a Monza ed aver frequentato i 3 anni in questa scuola di periferia, dove tendenzialmente l'obiettivo era quello di arrivare a fine sera senza farmi pestare dai ragazzi o pestare io, mi sono iscritto all'istituto tecnico. Il primo anno in questa scuola venni respinto in modo palese, chiaro, no? Avevo una media estremamente bassa, non capivo nulla, dormivo. Me lo potevo aspettare, insomma, di essere bocciato, perché la mia media in tutte le materie era sicuramente insufficiente. L'anno successivo, però, per dimostrare a me stesso, ai miei genitori, alla mia famiglia che comunque valevo, decisi di rifare la prima nell'istituto tecnico Esenberger di Monza. Quindi, partito con le mie più floride speranze, diventando anche rappresentante di classe, ho iniziato anche a studiare, a avere dei buoni voti. Finché a un certo punto mio cugino mi regalò il suo vecchio basso elettrico. Dopo aver fatto qualche piccola lezione, decisi di suonare in un gruppo e sapevo che c'erano dei ragazzi a scuola che suonava in una band e stavano cercando appunto un bassista. Fissammo un appuntamento durante l'intervallo in cortile e presentatomi all'appuntamento il giorno stesso in cui conobbi questi ragazzi. Io arrivai e loro non avevo mai visto neanche come si faceva a fare una canna e che cos'era, non ero neanche un fumatore. Quindi non sapevo neanche cosa stava succedendo. Lo sapeva però perfettamente il vicepreside, che passando proprio in quel momento fece proprio una retata. Allora venni rimandato a settembre in matematica e fisica. Il giorno dei tabelloni con i risultati me lo ricordo bene. Pioveva, il cielo era nero. E io in sella al mio motorino sono arrivato a scuola, contento sinceramente. Arrivo davanti ai tabelloni, cerco la prima D, seguo la linea del file Excel e vedo in grassetto nero la scritta non ammesso alla classe seconda. Nel frattempo qualcuno era arrivato, pacchettine sulle spalle, qualcuno che diceva che bastardi o cose di questo tipo, ma in realtà già non capivo più niente. Un fischio continuo viaggiava nella mia testa. La prima cosa che ho pensato è: sono proprio una merda. Dopo aver verificato una, due, tre volte, ho preso, sono salito sul mio motorino, intanto aveva iniziato a piovere e sono pure caduto. Tirando sul mio basso elettrico, in quel giorno di pioggia, con il motorino per terra, preoccupandomi del fatto che stessimo bene io e lui, è un po' come se mi fossi tirato su anch'io. E la musica mi ha accompagnato, insomma, in questo percorso da quel giorno fino ad oggi, insomma.